Come è noto, l'Università Gennarino II, di cui sono rettore, ha fatto uno studio approfondito sui sinonimi in lingua napoletana dell'organo sessuale femminile. Ovviamente la comunità scientifica è insorta e per par condicio è stato necessario istituire uno studio su tutti i sinonimi in lingua napoletana del coso, del pene, di quella parola che comincia con C e finisce con azzo. Esatto, e sono qui a spiegare tutti i risultati del nostro studio a proposito di ciazzo, cazzo dal greco akation, akation, che era appunto l'albero della nave, e naturalmente la connessione morfologica con l'albero della nave è più che evidente. Una volta, ecco, diciamo così. Ma a parte questo primo termine, in lingua napoletana, nelle tombole familiari, quando usciva il numero 29, non potendo citare insomma la parolaccia, si usavano usare due modi per edulcorarla. Uno era 29, o padre e creatura, ecco, questo era un modo divertentissimo per descriverlo, e l'altro era 29, piccione e ova. Ovviamente il piccione era il membro, le uova lascio a voi immaginare a quale fosse il riferimento semantico. Ma quindi dal mondo animale vengono tanti sinonimi, in primis piccione, poi pesce, naturalmente. Pesce, non dimentichiamo mai che nel nord Italia lo chiamano uccello, e questa è probabilmente una delle più grandi divisioni, diciamo, linguistiche fra il nord e il sud Italia. E poi c'è all'interno delle specie ittiche ocefala, opalamato, sì, o totana, perché il mollusco con la grossa testa, anzi ancora per nelle tombole familiari quando usciva 67 si diceva o totana in da chitarra, in questo caso il totano era il simbolo del pene maschile, la chitarra, la chitarrella con il foro, lascio a voi immaginare di cosa si trattasse. E poi quando invece si voleva ribadire che il proprio interlocutore ce l'aveva piccolo si usava o sceceniel, però poi insomma si rispondeva voglio puro sceceniel e pesce. E poi infine, sempre dall'ambito ittico, c'era o capitone, e quando nelle tombole familiari usciva il 32 e qualcuno diceva o capitone, la domanda immancabile era ma chi le che orecchie, 30 roio, o chi le senza orecchie, o 29. Anche dal regno vegetale poi tantissime fantasiose definizioni, o funucchie, o sciutrul, la rapa. La rapa poi è fantastico perché dal termine rapa viene insomma l'altra parola napoletana, chi le sta arrapata. Sì, arrapata è un presente progressivo, se sta arrapan, ovvero il mio membro sta assumendo le dimensioni e la turgidità di una rapa, se sta arrapan, che lingua meravigliosa. E sempre dal mondo vegetale, che il pipero, il peperone diciamo oblungo, o rafaniello, o funge, perché insomma c'ha la testa, oppure la fava, termine caro a Raffaele Viviani, il genio stabiese, pacchiane, chi so pensava, tiene chi su gambe fava. E poi ancora dagli alimenti, o franflick, che era quel bastoncino di zucchero che si succhiava, o babà, un altro termine volgarissimo per definire il memoria, o pasticciot, nella famosa locuzione voglio nus frugulia o pasticciot, oppure o panzarot, o salame, insomma tutti dall'ambito culinario. E poi da oggetti di uso quotidiano, o cube, o pennello, o sprucl, metto sprucl in dovurtus, vabbè insomma sono tante, o martina in napoletano è il coltello, l'uomo ammartonato, l'uomo che teneva curtiele, che San Martino veniva ritratto con la spada per tagliare il mantello. E infine mi viene oyunk, il giunco, un'altra parola carissima a Raffaele Viviani, che io adoro, insomma, forse si è capito, nella canzone Wap Namurat, tu sai che hai fede, se non ti infilo oyunk nata voto, questo curtulluccio mio a mano che cade, te scosannanza rinte a fuori a rete, tu sai che hai fede.